Oggi stiamo cercando il segreto per superare un concorso pubblico. Dalla preselettiva alle prove scritte all'esame orale del concorso pubblico e per vincere il concorso, che è una cosa obiettivamente tosta, bentornati su Memovia con questa corsa contro il tempo che ci porta verso il posto fisso. Se ti interessa il posto fisso, in realtà ti rendi conto che la mole di cose da studiare è gigantesca e l'impresa sembra proibitiva. A volte ci sono 5-6.000 pagine da studiare, le tante prove e in più tu studi e lavori, e quindi dove lo trovi il tempo? Questa cosa torna sia per il concorso, per la prova preselettiva, poi le prove scritte, a volte anche due, e poi la prova orale, sia per gli esami di Stato. Ma gli approcci sono molto diversi e lo vedremo tra poco. Per una precisazione prima è d'obbligo. Io non voglio fare l'imbonitore che ti vuole dire il magico segreto per superare i concorsi pubblici e poi un concorso pubblico non l'ha mai affrontato, perché a quel punto sarei come un macellaio vegetariano. Invece io per un concorso non mi ci sono mai messo a studiare perché il posto fisso non mi interessava. Quello che so è che tanti allievi del corso Memovia Origin li preparano e li passano. E parlando con loro abbiamo scoperto quali sono le regole che hanno seguito dall'inizio, che hanno imparato nel tempo a forza di provarli sti concorsi pubblici e che li hanno portati a superarne uno alla fine. Le vediamo tutte insieme in questo video e poi tratteremo nel dettaglio vari argomenti. Se ti interesserà, scrivimelo nei commenti. Quindi iscriviti al canale, perché così avrai tutta la serie completa dei video per affrontare le prove così gigantesche che sembrano impossibili. Ma entriamo subito nel vivo e vediamo quali sono le regole da seguire e gli errori da non fare se vuoi avere la certezza o la quasi certezza di superare il prossimo concorso pubblico. Per prima cosa, ogni concorso è diverso e ha le sue specificità, proprio come ogni disciplina, ogni facoltà universitaria ti richiede di studiare in un certo modo diverso dagli altri. Certo che il cervello funziona bene o male nella stessa maniera nell'apprendimento, ma dobbiamo stare molto attenti a non fare questo errore che fanno in tantissimi. Escono dalla scuola, dall'università e dicono: mi butto, tanto i concorsi no, sono tutti uguali, quindi studio per tutti alla stessa maniera. Oppure tanti aspettano l'uscita della banca dati, prima non studiano per niente, poi esce la banca dati e decidono di memorizzare solo quella. In alcuni casi funziona, nella maggior parte no. Insomma, vediamo cosa bisogna fare. A testimonianza del fatto che tutti i concorsi sono diversi, richiedono approcci diversi e che anche lo stesso concorso richiede approcci diversi a seconda delle prove al suo interno, non ti consiglio di scegliere mai concorsi molto differenti tra loro. Cioè c'è gente che si iscrive a 6-7 concorsi per 6-7 comuni. Perché lo fanno? Perché le materie sono simili. La richiesta che gli viene fatta durante le prove pressappoco è quella, e quindi anche i materiali su cui studiare e le cose da studiare pressappoco saranno quelle. Insomma, ti prepari su uno e sei già mezza pronta o mezzo pronto su tanti altri concorsi. Non mischiare gli enti, tipo un comune, una regione, ma dai, mi provo pure quello per l'insegnamento, perché sennò le pagine da studiare si moltiplicano e non ce la fai. E un'altra cosa, lo so che iscriversi a tanti concorsi non è economico, costa, ma è un altro sacrificio da fare per avere più probabilità in percentuale di passare almeno uno di questi concorsi. Il bando sì, è importante, bisogna leggerselo perché bisogna avere un'idea chiara di cosa ci chiederanno, ma non bisogna sopravvalutarlo, non bisogna dargli troppa importanza, più di quella che ha, perché spesso sti bandi sono copia e incolla di bandi precedenti. Quindi tu gli dai un'enorme importanza, dici: ah, sul bando c'è scritto di studiare quello, arrivi alle prove e ti ritrovi con delle richieste che sono molto diverse. Quindi magari ci sono degli argomenti che nel bando erano appena accennati, che sono importantissimi perché la persona che ha scritto la prova è diversa da quella che ha fatto il bando, o viceversa, ci sono degli argomenti appena accennati nella prova che nel bando sembravano fosse il centro di quel concorso. Quindi non diamogli troppa importanza. Materiali: uno, due libri al massimo. So che vanno per la maggiore quello delle edizioni Simone, che effettivamente sono fatti molto bene. E poi che faccio? Approfondisco, mi vado a vedere i quiz, le prove
degli anni precedenti, eccetera? Per il momento no. Inizia con lo studio sui libri, su uno o due materiali appunto al massimo. Perché non facciamo subito i quiz e non andiamo a approfondire su internet? Perché all'inizio della preparazione io non ho la competenza per valutare come sono i materiali che trovo. Potrebbero essere materiali fatti bene, materiali fatti male. Potrebbero essere quiz quasi facsimile rispetto a quelli che ci saranno a concorso e quiz completamente diversi oppure molto molto più semplici. Quindi all'inizio non li usiamo, studiamo solo sui libri. Poi dopo qualche settimana, quando avremo iniziato ad avere un po' le idee chiare, andremo a cercare anche approfondimenti. Ma per il momento non ci perdiamo tempo, la sabbia nella clessidra scorre e noi ci dedichiamo ai libroni che abbiamo scelto per prepararci. Per quanto tempo studiare? La costanza è tutto. Bisogna studiare ogni santo giorno per almeno 3-4 ore al giorno e per almeno 6 mesi di tempo, anche di più. Perché questo? Perché il concorso non è una sfida col professore che aspetta che gli dico la domanda, me la giro un po' e mi mette il 28 o il 30. È una sfida con tanti altri che sono super preparati. C'è gente che studia da anni per quel concorso o quelle materie e quindi tu devi fare più punteggio di loro, rispondere meglio di loro e più velocemente di loro. Bisogna essere preparati dall'inizio. È per quello che in tanti, quando aspettano di memorizzare solo le banche dati, fanno quello, ogni tanto gli va bene, ma nella maggior parte dei casi affidarsi alla sola memorizzazione è una strategia fallimentare. Bisogna essere preparatissimi anche su altre cose. Come studiare? Devi fare un lavoro molto particolare. Intanto devi mischiare i metodi di studio, perché alcune cose vanno studiate capendole, approfondendo, diventando più competente. Altre cose vanno studiate proprio a memoria, memorizzate. Io non amo le tecniche di memoria, però so che nei concorsi sono molto utili e in particolare quello che viene definito metodo di collegamento o link method, in cui un elemento, per esempio una parola della domanda, viene collegato con le tecniche di memoria a una parola, un elemento della risposta e quindi quando tu vai a studiare sulla banca dati, a quella domanda ti viene in mente subito quella risposta. Però non può essere un metodo esclusivo, devi fare anche il resto per vari motivi. Il primo è che non c'è solo la preselettiva, poi ci saranno anche domande aperte, elaborazione di casi, discussioni, poi ci sarà l'orale. Certo, la preselettiva è molto importante ed è il momento in cui vengono scremati i candidati. Dopo la preselettiva te la giochi un po' con pochi, ma è anche vero che se passi la preselettiva e poi durante la preparazione non ti sei preparata o preparato, non hai approfondito le materie anche in altro modo, quindi cercando di capire e di fare collegamenti, legami tra le cose che hai studiato, il risultato è che poi non passi le prove successive. Il mio suggerimento è di studiare tutto da subito, approfondendo e facendo anche delle simulazioni prima ogni 2 settimane. Poi ogni settimana, poi concentrandoti su quelle man mano che si avvicina la preselettiva, tanto più che molto spesso, per esempio, le domande che vengono fatte all'orale sono simili o le stesse a quelle della preselettiva. Quindi tu devi essere già preparata o preparato su quelle domande già dall'inizio del concorso. Per i metodi di studio e le tecniche che possono essere utilizzate per prepararti al concorso, trovi tanti video sul canale. In particolare ti consiglio quelli sulla comprensione profonda del materiale, quelli sulle tecniche di memoria per fare il famoso link method, quelli su active recall e spaced repetition, perché man mano che vai avanti si accumula il materiale che hai studiato e se non rivedi periodicamente con quelle tecniche la roba che hai studiato in precedenza, te la dimentichi e ti ricordi solo l'ultima che hai fatto. E per quanto riguarda l'uso delle tecniche di memoria per collegare domanda e risposta, non bisogna essere campioni di memoria, è possibile anche farlo da zero, ma a patto che tu abbia studiato parecchio in precedenza, altrimenti
ti diventa molto molto difficile e ti concentri solo su quello che, come abbiamo detto, è una strategia che raramente funziona. Questo ti permetterà di avere un enorme controllo sulla materia o le materie che stai studiando e di non avere la costante sensazione che ti stai perdendo qualcosa per strada, perché effettivamente stai studiando in profondità. Commenta per suggerirmi di approfondire alcuni argomenti che abbiamo trattato in questo video, per consigliarmene degli altri che possono essere utili per vincere il prossimo concorso, e spero veramente di averti dato una valanga di indicazioni utili. Io ho la garanzia che funzioneranno se le metti in pratica già da oggi. Se ti piace quello che stai imparando, metti un like, un cuoricino, iscriviti al canale per avere tutti i video della serie e non perderne neanche uno. Scrivimi qui sotto nei commenti che cosa ne pensi, io ti rispondo sempre, e mentre ti iscrivi e mi scrivi, io continuo a studiare e ricercare. Ci vediamo qui molto presto.